Barletta schierato da Orlandi con il modulo 3-5-2, Lecce con il 4-3-3 disegnato da Lerda, e sono proprio i salentini ad avere la prima palla gol con Zigoni che da ottima posizione si è visto negare la rete da una strepitosa risposta del portiere biancorosso Vaccarecci. La reazione del Barletta arriva con Cane che a volo manda alto sulla traversa, ma i salentini non danno tregua e vanno ad impegnare severamente Vaccarecci con una conclusione di Papini. Al 31esimo punizione per il Barletta battuta da Mantovani e Ilari di testa spedisce alto. Nella ripresa il Barletta parte a testa bassa, cross di Cane per Cicerelli che perde l'attimo giusto sprecando tutto. Il Lecce si scuote e torna all'attacco, ma non capitalizza due ghiotte occasioni. Prima con Zigoni che colpisce clamorosamente il palo e poi sulla respinta con Melara che indirizza fuori di pochissimo. Ma è comunque il Lecce che continua a spingere e alla fine trova il gol vittoria. Al 75esimo sugli sviluppi di una punizione, proprio Zigoni nella mischia d'aria va con la coscia a deviare in gol. Ultima fiammata del Barletta all'80esimo con Zigon che prepara bene tutto ma poi spedisce tra le braccia di Bleve. I giallorossi legittimano la vittoria ancora con Zigoni che si vede negare il raddoppio da Vaccarecci.